Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Intorno al 1460, un manoscritto greco venne portato a Firenze dalla Macedonia. Ne era all'autore un monaco, uno di quei molti agenti impiegati da Cosimo de' Medici per raccogliergli i manoscritti. Esso conteneva una copia del Corpus Hermeticum, non del tutto completa, in quanto comprendeva solo 14 dei 15 trattati della raccolta. L'ultimo era quello mancante. Benché i manoscritti platonici fossero già tutti riuniti e aspettassero solo di venire tradotti, Cosimo ordinò a Ficino di metterli da parte e di tradurre subito l'opera di Ermete Trismegisto prima di affrontare i filosofi greci. È lo stesso Ficino a darci questa notizia, in quella dedica a Lorenzo de' Medici del commento a Plotino in cui descrive l'impulso dato agli studi greci all'arrivo a Firenze di Gemisto Pletone e di altri dotti bizantini in occasione del concilio. E come Cosimo avesse commissionato a lui personalmente la traduzione dei tesori della filosofia greca allora giunti in Occidente da Bisanzio. E gli dice, Cosimo gli aveva consegnato le opere di Platone per tradurle. Ma nel 1463 Cosimo fece sapere a Ficino che egli doveva tradurre subito per primo Ermete e poi passare a Platone. Ficino portò a termine la traduzione in pochi mesi, mentre il vecchio Cosimo, che morì nel 1464, era tuttora in vita. Quindi si dedicò a Platone. È una situazione straordinaria. Ci sono disponibili le opere complete di Platone ed esse debbono aspettare che Ficino abbia tradotto, sia pure velocemente, Ermete, probabilmente perché Cosimo lo vuole leggere prima di morire. Quale testimonianza può essere più indicativa della misteriosa reputazione del tre volte grande? Cosimo e Ficino sapevano dai padri che Ermete Trismegisto era molto più antico di Platone. Essi conoscevano anche l'Asclepius latino, che stimolava il desiderio di attingere altra antica sapienza egiziana dalla medesima fonte remota. L'Egitto veniva prima della Grecia, Ermete prima di Platone. Il rispetto rinascimentale per tutto ciò che fosse antico, originario, remoto e quindi più vicino alla verità divina portava come conseguenza che il Corpus Hermeticum venisse tradotto prima della Repubblica o del Simposio Platonici. E così esso fu di fatto il primo testo a venir tradotto da Ficino. Egli dette alla sua traduzione il titolo di Pimander. Nel Corpus Hermeticum questo titolo si riferiva solo al primo trattato, ma egli lo applicò a tutto il corpus, o piuttosto ai 14 trattati contenuti nel suo manoscritto. Ficino dedicò la traduzione a Cosimo e la dedica, o argumentum, come egli lo chiama, rivela lo stato d'animo, l'atteggiamento di profondo timore reverenziale e di stupore con cui egli si era avvicinato a questa meravigliosa rivelazione di antica sapienza egiziana. Nel tempo in cui nacque Mosè, fioriva l'astrologo Atlante, fratello del fisico Prometeo e di zio materno di Mercurio il Vecchio, il cui nipote fu Mercurio Trismegisto.
Così inizia l'Argumentum, con una versione leggermente distorta della genealogia agostiniana di Ermete, che lo colloca subito in una remota antichità e quasi in un contesto mosaico. Di Mercurio hanno scritto Agostino, così continua Ficino, ed anche Cicerone e Lattanzio. Quindi egli ripete la notizia ciceroniana secondo cui Mercurio dette leggi e lettere agli egiziani, aggiungendo che questi fondò la città chiamata Ermopoli. Egli era un sacerdote egiziano, il più saggio di tutti loro, eccelso come filosofo per la sua vasta conoscenza, come sacerdote per la santità di vita e per la pratica dei culti divini, degno infine del rango reale come amministratore delle leggi, qualità queste per cui viene giustamente chiamato Ter Maximus, cioè il tre volte grande. Egli è detto il primo autore di teologia. Gli successe Orfeo, secondo fra i teologi dell'antichità, Aglaofemo, che era stato iniziato all'insegnamento sacro di Orfeo e che ebbe come successore in teologia Pitagora, di cui fu discepolo Filolao, il maestro del nostro divino Platone. Quindi c'è una teologia antica, prisca teologia, che ha la sua origine in Mercurio e culmina nel divino Platone.